Buongiorno, oggi finalmente voglio mostrarvi la mia stanza, dove vivo, dove ho vissuto per tutto il mio periodo universitario, quindi diamo inizio alle danze e facciamo iniziare questo room tour. Ok, questa è la porta di ingresso che dà direttamente sull'esterno e appena si entra c'è questo grande attaccapanni igienizzante per le mani, in questo periodo ovviamente fondamentale, quindi ce l'ho all'ingresso, zainetto e qui tengo le cose per lavare i piatti. Subito sulla destra, appunto appena entriamo, c'è questa porta che è appunto il mio bagno. C'è un piccolo lavandino con tutte le cose per il bagno, questo ovviamente è il water, questa è la doccia, quindi niente di che, non c'è il bidet purtroppo, però ci si accontenta. Dopodiché, una volta entrati, di fronte a me ho questo piccolo corridoio dove appunto qui c'è un grandissimo armadio dove tengo tutte le mie cose e anche qua sopra c'è tutto un altro ripiano con tutti i miei vestiti e tutto il resto. Poi, dopodiché, si arriva in questo grandissimo spazio che è sostanzialmente tutta la camera. Ok, sostanzialmente questa è la mia camera, è molto piccola, molto minimal diciamo. Quello è l'ingresso e poi di là c'è subito il bagno. Questa è tutta la mia stanza. Allora, partendo dallo scusarmi per tutto il casino che c'è, ma tra una settimana devo lasciare tutto, devo lasciare la casa e quindi devo iniziare anche un po' a sgomberare. Infatti, come vedete, qui c'è l'angolo cartoni pronto per partire e da quest'altra parte c'è l'angolo valigie, quindi scusate per il disordine, però insomma facciamo finta che non ci sia. Allora, partendo da qui, qui sopra ho tutta la mensola dedicata a caffè, cibo, condimenti, phon per capelli e tutto il resto. Comunque, come vedete, qua c'è caffè solubile, acqua e poi qua ho tutti i prodotti per il bagno, eccetera. Questo è il mio letto con le mie fantastiche lenzuoline dei Minions e poi qui ho una piccola cassettiera con dentro tutti i piatti, tutte le posate, tovaglioli, eccetera, e delle tovagliette ovviamente per mangiare. Poi di fianco al letto non abbiamo un comodino, ma ci danno una sorta di sgabellino, cioè sì, è uno sgabello che può essere funzionale anche come secondo appoggio per la scrivania. Poi di fianco al letto c'è questa mega libreria tra virgolette fatta di ripiani e cassetti. Là sopra ho fatto tipo il mio spazio di spesa, quindi ho tutto il cibo, tutte le cose che mi servono. Qua sotto questo ripiano è quello dedicato all'università, quindi con tutti i libri, il Kindle, le cuffie, gli appunti e l'astuccio. E qua sotto ho tutto quello che riguarda profumi, gomme, medicine, le chiavi di casa e poi ho una cassetta era piccolina dove tengo tutte le cose, le mollette, le cose che mi servono al primo colpo. Poi va bene, cassetti, ho biancheria intima, medicine, dei cavi, dei caricatori eccetera e poi alla fine ho un ripiano con tutte le buste della spazzatura e tutto il resto. Poi passiamo all'angolo frigorifero dove appunto ho tutte ho il mio fantastico scaldino del video precedente, bilancino e tutto il resto e un frigorifero molto piccolo e dopodiché si passa alla scrivania che è ovviamente il posto dove passo più tempo e come vedete mi sono dovuta attrezzare con una ciabatta perché appunto abbiamo soltanto una presa lì e una presa lì e quindi appunto anche lì come vedete c'è una ciabatta. Comunque questo è dove passo il maggior tempo della mia giornata. Quest'anno, cioè adesso, fino a qualche mese fa avevo la televisione che era esattamente lì davanti al telefono, però ovviamente ho già iniziato a sgomberare perché appunto, come vi ho detto, devo lasciare la stanza. Niente, qui c'è tutta la mia postazione, tutte le mie cose dove appunto spesso vedete registrati video eccetera. E infine c'è questa sedia che è veramente orribile, scomodissima, però è quella dove appunto mi devo sedere per lavorare e fare tutte le cose, però raga vi giuro che fa venire un mal di schiena atroce. Però la parte più bella di questa camera sostanzialmente è la vista, cioè noi abbiamo una finestra panoramica che ci dà tutta una vista del genere, cioè tutta una parete è una finestra e si affaccia su questo, quindi è la cosa più bella di questa stanza ed è quella che apprezzo di più davvero, a parte il legno marcio e tutti gli insetti e animali e schifezze che entrano ogni giorno in questo buco di camera. Però vabbè, infatti come avete potuto notare ho la racchetta per uccidere gli insetti e quindi diventare Serena Williams nel tempo libero e basta, sostanzialmente questa era tutta la mia camera.
Ok, quindi finalmente è stata svelata la mia abitazione da studentessa universitaria, fuori sede appunto, anche perché come vi ho detto io al momento vivo in una stanza, sostanzialmente tutta quella che avete visto, ed è una stanza che appartiene a dei collegi universitari. Questi collegi universitari hanno diverse tipologie di camere e ci sono diverse strutture appunto all'interno dove possiamo trovare stanze doppie col bagno in camera, oppure stanze singole però col bagno condiviso, oppure la tipologia di camera che è quella dove sto io con il bagno in camera e la stanza singola. All'interno di queste strutture universitarie noi abbiamo una mensa appunto legata alle sovvenzioni degli studenti universitari secondo la regione di appartenenza, e se posso dare finalmente la mia opinione finale, perché appunto ho vissuto in questa stanza per 5 anni perché questo è il mio ultimo anno di magistrale e la prossima settimana come vi ho detto devo lasciare tutto, e questo mi rende un po' triste però allo stesso tempo anche felice perché inizia un'altra tappa della mia vita. Se posso dare finalmente la mia opinione sincera su questi collegi universitari, quello che mi viene da dire è che questi collegi universitari hanno come idea di base un'idea molto forte, cioè molto potente, che se riesce ad essere costruita bene, secondo me può essere anche un'ottima tecnica per attirare nuovi studenti universitari, anche per quanto riguarda l'ateneo di appartenenza al quale appartengo io. Soltanto che se ci si riesce a integrare all'interno di questo ambiente universitario e si riesce a sfruttare tutto il potenziale che queste strutture ci danno, secondo me ci si avvicina anche all'esperienza universitaria dei college americani, quindi dei campus americani, quelli che sostanzialmente tutti sogniamo fin da bambini. L'unica cosa che mi fa dire che non sono come i campus americani è la poca attenzione verso la cura dell'ambiente, nel senso, io ho una stanza dove c'è la muffa, dove c'è poca manutenzione in generale, nel senso che, come vi ho detto, ho il legno marcio nelle finestre da 5 anni, io muoio di freddo da 5 anni, nessuno, nonostante i richiami, mi viene ad aggiustare questa finestra. Diciamo che l'ambiente non è così accogliente come uno magari si immagina. Quindi questa è la mia opinione cruda e diretta, sincera, su questi ambienti universitari. Purtroppo in Italia, cioè per fortuna in Italia ce ne sono di altre città universitarie che offrono questi collegi, queste residenze universitarie. La pecca è che appunto rispetto all'estero le nostre residenze universitarie sono molto più trascurate, quindi su questo secondo me c'è molto da lavorare e spero che prima o poi gli studenti universitari potranno vivere un'esperienza accogliente come magari la viviamo quando andiamo a fare gli Erasmus all'estero. Sostanzialmente questo era tutto il video. Come vi ho detto, la settimana prossima sarà un po' triste lasciare questa stanza, però voglio fare questo video anche come ricordo di questa stanza, come un traguardo, quindi una sorta di addio a questa camera, e secondo me era anche giusto, nel senso c'è una sorta di ricordo che volevo portare sempre con me alla fine. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di questo genere. Spero che questa tipologia di room tour vi sia piaciuta. Basta, questa stanza inizierà da oggi pomeriggio ad essere smontata, smantellata, svuotata, e quindi era l'ultima occasione per firmare questo video per farvi vedere esattamente come io vivo all'interno di questa stanza, perché appunto da oggi pomeriggio inizieranno le operazioni di trasloco, diciamo. E niente, noi ci rivediamo settimana prossima con un prossimo video, sempre se riuscirò a gestire il tutto per far uscire un video la settimana prossima, perché appunto come vi ho detto ci sarà un trasloco di mezzo. Basta, noi ci rivediamo in un prossimo video, che a questo punto io spero sia settimana prossima, nel caso sarà un video futuro. Seguitemi sui social, tutti i link in descrizione, e iscrivetevi al canale. Ciao!